Royal Flora Holland è un'azienda che si occupa di aste di fiori con sede ad Alsmer. Queste case d'asta tutti insieme costituiscono la più grande asta di fiori al mondo. Ogni giorno vengono venduti oltre 20 milioni di fiori e piante attraverso la Royal Flora Holland. I numeri che girano attorno a Royal Flora Holland sono davvero incredibili. Il 90% del commercio dei fiori di tutta l'Olanda si svolge attraverso questa cooperativa. Le case d'aste hanno circa 5.000 membri, 9.000 fornitori, 3.500 acquirenti e 4.500 impiegati. Floricoltura olandese genera 250.000 posti di lavoro full time in tutto il mondo, direttamente o indirettamente. Il prodotto prima di arrivare dal vostro fiorista, probabilmente venduto all'asta ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nel corso di un fugace passaggio nel più grande mercato dei fiori per i professionisti di tutto il mondo. Questa piattaforma rotante nel mondo dedicata al fiore, la cooperativa Flora Holland, è pari al 60% del commercio di tutti i fiori internazionali. Insieme diversi gruppi in Olanda, Flora Holland esporta fiori di tutti i tipi in 140 diversi paesi. La posizione di punta della cooperativa si trova ad Alsmer, a pochi chilometri da Amsterdam. È il più grande centro riservato agli scambi di piante di tutto il mondo. In questo gigantesco hangar, ristrutturato in negozi floreali, i visitatori possono vedere migliaia di carrelli e tavoli coperti di fiori multicolore andare e venire in tutta velocità. La maggior parte di essi partiranno presto in giro per il mondo, in Europa e soprattutto in Germania, Regno Unito e Francia, prima di finire in esposizioni nei negozi. In realtà nasconde un commercio tentacolare condotto magistralmente da Flora Holland e gli 8.000 produttori di fiori. I fiori vengono controllati per assicurare di avere tutti i requisiti per essere messi in vendita. Essi vengono poi venduti all'asta secondo la tecnica di asta olandese, dove il prezzo di partenza è superiore al valore del prodotto e diminuiscono gradualmente fino a quando qualcuno compra. A volte ci sono più di un'asta perché un lotto sia venduto. La vendita si articola intorno ad un enorme orologio che dà un sacco di informazioni sul prodotto, la quantità, il prezzo, il numero dei potenziali acquirenti. Alsmer dispone di 14 orologi e 3 sale di vendita. Solo uno è visibile al pubblico attraverso una grande finestra che permette di vedere un po' di più attraverso in questo strano universo nuovo. Io come visitatore posso definire un'esperienza molto interessante vedere come la tecnologia sostiene l'uomo nelle sue mansioni più semplici e ti lascia stupefatto. Le aste dei fiori, lo smistamento degli stessi, i velocissimi tempi di esecuzione, insomma, se si vuole vedere un'attività che funziona in maniera perfetta, consiglio di andare a vedere questa realtà. Se ci si reca in Olanda per la fioritura dei tulipani, tappa d'obbligo è la visita di questo mercato. Se non lo si vede con i propri occhi, non si può immaginare la frenesia e la velocità con cui vengono effettuati gli scambi, gli spostamenti dei fiori. Camminando su un passaggio sopraelevato si può ammirare tutto con tranquillità. È impensabile vedere a che velocità possono viaggiare i fiori. I milioni di tulipani ed altri fiori tipici olandesi vengono smistati tramite muretti per le diverse spedizioni con una velocità incredibile da non perdere assolutamente. L'edificio di Alsmer è il più grande edificio del mondo usato per il commercio di piante e fiori, ben 99 ettari di superficie. È qui che avviene la grande asta. Per dare un po' di numeri, si parla di 20 milioni di fiori e 2 milioni e mezzo di piante vendute ogni giorno. Si trova vicino all'aeroporto di Schiphol. Per assistere allo spettacolo delle trattative bisogna essere mattinieri, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 11.